Ha riscosso grande successo di pubblico e critica la decima edizione di Ridendro e Scherzandro, il festival nazionale di cabaret che da giovedì a domenica ha riempito di risate Piazza Repubblica a Drò, registrando quattro serate di tutto esaurito. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare la nuova formula che porta sul palco, oltre ai grandi big della risata, anche gli astri nascenti della comicità italiana, in sfida tra loro a colpi di sketch. Con un totale di 304 voti è Michele Gallucci di Fermo ad aggiudicarsi il titolo di miglior cabarettista di domani e il primo premio da 1.500 euro in gettoni d'oro. Ad animare la serata finale, presentata dalla bellissima Adriana Volpi insieme al direttore artistico Lucio Gardin, è salito sul palco anche Gianluca Frizzi, noto e amato comico e barzellettiere nonché sindaco di Tenno. Arrivederci quindi al prossimo anno per questa manifestazione, praticamente l'unica in Italia in cui si propongono quattro serate consecutive di cabaret di così alto livello e davvero accessibili a tutti. Io sono di Genova, terra del Belino, ma lancio uno saluto e un buon auspizio a tutti i cari amici del Trentino. Salute da Lastrico Maurizio. Ciao a tutti, grazie mille. Decimo festival di Drò, fantastico, colleghi bravissimi, ci siamo tutti divertiti, il pubblico è rimasto fino all'una meno un quarto, vi ringrazio dell'ospitalità, vi aspetto questa volta a Milano, tutta Drò però.